Paramore, direttamente dall'album tributo a Stop Making Sense dei Talking Heads, e abbiamo al telefono colui che li ha visti in apertura. Non i Talking Heads, ma ovviamente i Paramore. Ma anche colui hanno suonato questa canzone. Sì? Andrea Francesco Berni, benvenuto e in collegamento da Londra. Ciao! Ciao! Ciao a tutti, buongiorno. Allora, Andrea, che insomma abbiamo detto essere il CEO e founder di Bad Taste e tante altre cose, quindi grande esperto di cinema, ma anche grande appassionato di musica, e in questo caso per noi recensore del concerto di Taylor Swift a Wembley, nonché credo grande fan di Taylor Swift. Da quanto tempo segui Taylor Swift o no? No, vabbè, in realtà io sono stato introdotto a Taylor Swift dal mio ex compagno, okay, che era fissato, ossessionato, e quindi io mi sono fatto 6 anni con la musica di Taylor Swift nelle orecchie. Però non la odi, quindi è una buona cosa. Come? Però non la odi. Sì. Ok. No, ma il punto è un altro, che poi nel 2020 ha fatto uscire un album che si chiama Folklore, mm-hmm, che è molto diverso musicalmente dagli altri suoi album e che mi ha attirato molto di più. Le altre canzoni le ascoltavo abbastanza in sottofondo, cioè ero abbastanza obbligato a farlo, ma in realtà poi questo album qua mi ha abbastanza risvegliato un interesse, e anche i successivi, Evermore, Midnight, adesso The Torture Poets Department, mi sono piaciuti molto di più e mi hanno spinto ad approfondirla, quindi... E da lì che poi, quando ha annunciato questo tour mondiale, ci siamo organizzati. In realtà sono andato anche a Edimburgo 3 settimane fa, ma io non sono andato al suo concerto, ma ero tipo fuori dallo stadio. Per cui, e poi siamo andati a Wembley e poi torneremo anche a luglio a Milano, perché ovviamente fa la tappa italiana e quindi via. Vedi, gente seria, gente che approfondisce. A questo punto è ancora più interessante il tuo punto di vista, perché nella precedente collegamento che abbiamo fatto a proposito della fine dello sciopero di Hollywood, era più o meno un anno fa, meno di un anno fa, era ottobre dell'anno scorso, e tu giustamente dicevi: io di solito tendenzialmente ascolto musica classica. Mi piacerebbe sapere appunto come hai visto questo vero e proprio movimento. Flavia prima diceva che nella data di Wembley, nella prima data... Allora, nella data di Wembley praticamente sono stati battuti vari record. Uno mi ha fatto molto ridere, perché praticamente è stato il record della maggior quantità di dati usati del cellulare che sia mai stato per un concerto di artista singolo, che sia mai stato fatto nel mondo, è equivalente ad ascoltare l'intero catalogo di Taylor Swift per 10 anni come quantità di dati. Cioè, è una roba assurda, se ci pensi. Mi ha fatto molto ridere che uno si sia messo anche a controllare questo dato, in effetti. Che cosa è stato l'intorno a te? Infatti. Allora, intanto ci siamo accorti di questa cosa dei dati, perché i cellulari sono saltati, perché io sono andato proprio alla prima data, venerdì sera. Okay. Tra l'altro la seconda, quella di sabato, ha avuto dei glitch sullo schermo, sul mega schermo, per cui ci siamo anche sentiti abbastanza fortunati da non aver, diciamo, da aver zompato la data sfigata. E mentre quella successiva di domenica c'era Tom Cruise, c'era praticamente chiunque. Quindi c'erano 88.000 persone venerdì, e si notava, perché i cellulari completamente impazziti. In una città come Londra, in cui tendenzialmente è difficile che vada male qualcosa a livello tecnologico, per cui ci stavamo veramente chiedendo cosa stesse succedendo. Wembley è uno stadio immenso, molto bello, è fatto anche apposta per questo tipo di spettacoli, ha tutta una, diciamo, all'interno degli anelli, sentite come parlo di stadi di calcio come se me ne intendessi, sotto gli anelli c'è una specie di mega centro commerciale, e anche lo scorrimento delle persone è veramente velocissimo, salvo che poi quando sono tornato a casa con la metro sono arrivato a casa alle 3 del mattino, perché dovevano sfollare 88.000 persone tutte venute coi mezzi, anzi che c'era la metro. Sì, in quel senso fantastico, veramente perfetto, solo che è troppa gente anche per la metro di Londra. Yeah. E no, lo spettacolo è stato incredibile, io ci tenevo a venire a Wembley proprio per questo, perché sì, San Siro sarà sicuramente emozionante, però anche l'atmosfera che si respira, Londra è una città a cui Taylor Swift tiene molto, il pubblico di Taylor Swift in generale è molto caloroso, quello di Londra in particolare. Poi c'erano anche un sacco di turisti, tantissimi americani vengono a fare le date europee, perché in America costa di più andare a vedere un concerto allo stadio come questo rispetto al prendere un aereo e venire a Londra, non sto scherzando, cioè biglietti a $1,000-$2,000.
Parlavamo Per cui, appunto di insomma. classismo nel Sì. partecipare ad eventi culturali del genere, e qui dobbiamo parlare anche di questo. Invece, il tuo punto di vista, appunto, professionale, professionalmente tu ti occupi di cinema praticamente tutto il giorno, hai parlato di glitch sullo schermo. Che spettacolo è stato? E soprattutto, che durata ha avuto? Compresi anche l'opening dei Paramore. Allora, questa è la cosa che mi ha intrigato di più, perché a me piace un sacco guardare proprio come vengono organizzate questo tipo di cose. Prima parlavi della musica classica, io ho iniziato ad andare a concerti non di musica classica davvero solo da pochi anni. L'anno scorso sono andato a vedere Madonna e ho visto anche Elton John a Milano, che è stato pazzesco. Tanta roba. E questo, un concerto come quello di Taylor Swift costa anche parecchio, però con due opening act come quello dei Paramore, e nella nostra serata c'era anche Metta, che è una giovane cantante, sostanzialmente è iniziato alle 5 e mezza ed è finito alle 11 di sera. Quindi, cioè, quasi una specie di festival, non so come dire. Sì, e il concerto vero e proprio di Taylor è durato circa 3 ore. Lei, tra l'altro, cosa per me folle, esilarante, ha lanciato un nuovo album a metà tour mondiale. Quindi cosa ha fatto? Ha sostanzialmente aggiunto mezz'ora al suo concerto, Mamma mia. cosa per cui gli americani sono furiosi, perché la Lega Europea si sta beccando mezz'ora in più di concerto e poi lei tornerà in America a fare qualche data, ma ha già detto che a dicembre finirà tutto. Io ho una ipotesi e qui vi dico Vai. che verrà, cioè ci risentiremo e secondo me avrò avuto perfettamente ragione. Allora, voi sapete che lei ha fatto un film concerto che è uscito a dicembre, distribuito da AMC Theaters negli Stati Uniti, che ha fatto 260 milioni di dollari in tutto il mondo, e sostanzialmente mostra il concerto dell'Eras Tour prima della release di questo album, no? Lei l'ha fatto uscire al cinema, poi lo ha fatto uscire in digital download, e poi a marzo ha fatto un accordo con Disney Plus, per cui è uscito su Disney Plus per qualcosa come 100 milioni di dollari, una cosa del genere. Io sono assolutamente certo che lei a dicembre, quando chiuderà il suo tour mondiale, farà una riedizione di questo film concerto al cinema, sempre con AMC Theaters, con le canzoni aggiunte, quindi magari registrando la data proprio di Wembley, non lo so, magari non quella con i glitch. E sono assolutamente certo che succederà questa cosa, per cui ci risentiamo a dicembre, quando io sono certo al mille per mille, perché alla fine, cioè, il pubblico di Taylor Swift ci torna proprio a frotte a vederlo in sala, e lei fa il doppio dei soldi, quindi avrebbe senso. A questo proposito, Andrea, io ti chiederei un pochino di dirmi la tua rispetto alla figura di Taylor Swift, anche a livello imprenditoriale, perché è uscito recentemente, non so se l'hai visto, un piccolo approfondimento, diciamo, per gli italiani e le italiane su Taylor Swift, curato da Francesco Costa, con una redattrice del Post che è anche una grande fan di Taylor Swift, che ha un po' spiegato la parabola di quest'artista, anche le sue scelte musicali, editoriali che non sono sempre, diciamo, banali, no? Lei fa un percorso particolare. Mi dici qualcosa su questo? Ma lei ha avuto un'esplosione vera e propria appunto durante il periodo del Covid, nel senso che è passata ad essere una superstar legatissima a un pubblico principalmente femminile, giovane, a qualcosa di molto più ampio. Cioè adesso veramente è veramente forse un fenomeno come quello di Taylor Swift si può ricondurre forse a Michael Jackson, veramente non riesco a pensare a una cosa simile nel passato. È veramente un film che fa 260 milioni di dollari, manco Prince, Michael Jackson e Madonna ne hanno fatti. Io credo che lei sia stata da un lato molto, molto furba e molto brava a cavalcare. Qui c'è il mio collega Francesco Lo che le sa spiegare meglio queste cose, però la figura dell'imprenditrice donna che prende in mano la situazione e quello che ha fatto col suo ex, diciamo, con Scooter Braun, no? Quando si è ripresa i diritti Ah, sì. dei suoi album, dell'edizione dei suoi album, e sostanzialmente li ha riregistrati. Questa cosa magari in passato sarebbe funzionata in modo diverso, ma nel momento storico in cui l'ha fatto lei, in realtà è stato preso veramente come un'enorme presa di posizione, anche quasi in ottica Me Too. E questo ovviamente le ha dato un potere immenso, che lei ha utilizzato anche per affermarsi molto di più. Ha preso delle prese di
posizioni politiche che in passato non avrebbe potuto prendere, cioè si è dichiarata palesemente non repubblicana quando tutti pensavano che lei fosse repubblicana, quindi ha parlato anche molto di appunto politica durante le elezioni midterm. Adesso tutti quanti stanno aspettando che lei dica qualcosa per le elezioni, le nuove elezioni americane, perché c'è il caso veramente che lei possa spostare milioni di voti tra i giovanissimi, che sono quelli che non vanno a votare di solito. Mm-hmm. Per cui cioè, in questo senso lei ha veramente ha iniziato a incarnare un simbolo e un punto di riferimento, e questo ovviamente a livello imprenditoriale la porta a essere anche diciamo una leader, mettiamola così, sì, anche sì, sul fronte musicale e imprenditoriale. Per coloro che ci stanno ascoltando non hanno nulla, neanche idea di chi sia Taylor Swift, innanzitutto appunto vi consigliamo il video introduzione che citava Flavia, quello sul canale di Da Costa a Costa su YouTube, insieme a Viola Stefanello, che è la referente, colei che ne sa di più, praticamente il corrispettivo di Andrea Francesco Berni per noi in questo momento. Ma il passaggio molto interessante che Andrea faceva riferimento è il momento in cui Taylor Swift, non proprietaria dei suoi master, dei suoi dischi, viene messa praticamente all'angolo dicendo: o continui a fare i dischi con noi, e quindi appunto ci sta tutta la gestione dell'etichetta come voleva l'etichetta, oppure niente. E lei decide di fare niente, o meglio, decide di riregistrare tutto il suo catalogo da sola, ad anni di distanza, da indipendente. Sto facendo tante di quelle, certo, virgolette che si potrebbe muovere il sismografo, però effettivamente è un'azione politica estremamente di impatto, maggiorata dalla portata di quest'artista. Quindi, tanto di cappello. Attenzione, c'è un dettaglio importante. Rispetto al passato, l'elemento tecnologico è fondamentale, cioè sì, lo streaming oggi permette a una figura come Taylor Swift di appropriarsi della narrazione su se stessa, mm-hmm, e della distribuzione dei titoli in modo diverso rispetto al passato, perché una volta ti dovevi affidare comunque alla distribuzione dei dischi in un modo o in un altro, a livello anche contrattuale. Qui invece hanno molto più controllo, mettiamolo così, gli artisti. Sì, almeno sì, penso che questo sia un elemento fondamentale di quello che è successo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Come avete visto, non stiamo parlando di un concerto molto bello di un artista molto molto seguito, eccetera eccetera, ma c'è molto 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 di più, e l'intento di questa trasmissione è andare un pochino più in profondità, sempre partendo dalla superficie, anche dal superficiale, ma poi andando verso il basso per andare a trovare la parte interessante anche di, appunto, prima abbiamo parlato di Salmo e Noyz Narcos. Sì, diciamo, ci sarebbe un discorso interessante da fare, e per esempio ne abbiamo parlato all'epoca con Jennifer Guerra rispetto a questa anche ondata di femminismo di cui si sono anche appropriate queste diciamo icone della musica pop, penso a Beyoncé, penso anche a Taylor Swift, che ovviamente è un femminismo totalmente privilegiato e che un po' non tiene conto di un discorso di classe. Vabbè, questo ne abbiamo già parlato molto con Jennifer Guerra, ma sicuramente è anche un po' il primo approccio che una certa generazione ha avuto con alcune tematiche. Quindi, insomma, nel bene e nel male, poi rispetto alla superficialità di cui parlavamo prima, che sicuramente è un problema anche in generale legato al reperimento delle informazioni in questa epoca storica, però ha un suo peso, come diceva anche Andrea, no? Sì, sì, io posso aggiungere una cosa a livello invece di economia, proprio, certo, economia delle città, non so come dire. Sì. Si capisce l'importanza di un artista come Taylor Swift e del fenomeno che è assolutamente unico nel suo genere, è diventato unico nel suo genere, quando vai a Edimburgo nel weekend in cui Taylor Swift si esibisce, e sostanzialmente l'intera città si è trasformata nella città di Taylor Swift, in cui ogni negozio, ogni fermata dell'autobus ha dei riferimenti a Taylor Swift, fanno dei cocktail in giro per la Scozia, perché noi siamo andati anche a farci un giro per le Highlands, ma nelle città intorno a Edimburgo c'erano i cocktail ispirati alle sue canzoni, e sono stati fatti dei calcoli che sostanzialmente il tour di Taylor Swift in Inghilterra, perché lei è stata anche a Liverpool e in altre città oltre che a Londra, dove tra l'altro tornerà ad agosto per altre 5 date sold out, tra parentesi, quindi 8 totali, esatto, sostanzialmente ha contribuito a risollevare un minimo l'economia inglese, la, certo, presenza di Taylor Swift, cioè se ci rendiamo conto.
un titano, vero? Veramente pazzesco, sì, è pazzesco. Grazie mille, Andrea. Io adesso faccio partire il tuo brano, ma soprattutto vorrei che me lo raccontassi, perché tu mi hai proprio detto sono innamorato di questa cardigan. Ma è perché fa parte di Folklore, l'album che è uscito in piena pandemia tra un lockdown e l'altro, e musicalmente è molto molto diverso dalle altre canzoni che erano più pop di Taylor Swift, e non so, ha delle atmosfere che mi catturano completamente. Tra l'altro a livello proprio musicale non è un brano scontato, cioè spesso i brani pop sono musicalmente molto scontati, hanno ritornello, bridge, molto nelle corde, più o meno in modo che possano piacere a tutti tutti, non che questa sia una canzone super indie, però segue più secondo me delle sonorità e anche una struttura meno scontata. Infatti io che apprezzo questo tipo di musica meno scontata, non lo so, mi ha catturato subito, per cui in generale se avete voglia di avvicinarvi a Taylor Swift, magari non partendo dalle sue prime canzoni più country, perché lei ha delle origini country, ascoltatevi Folklore, che può essere un album interessante. Fantastico. Grazie mille Andrea, a presto. Ci sentiamo per il sequel di Eras Tour a questo punto. Esatto. Ciao, grazie. Grazie, ciao.